Grazie, buongiorno a tutti. Mi scuso per la voce, ma purtroppo l'aria condizionata mi ha massacrato e quindi non potrò urlare, dovete avere pazienza. La riforma delle province è una questione della quale si è dibattuto molto e che è stata preparata da una campagna incredibile di comunicazione da parte degli stessi attori, che sono poi quelli che, senza passare dal via, hanno determinato tre presidenze del Consiglio. Questo ce lo dobbiamo dire. Noi credo abbiamo sbagliato, inizialmente non abbiamo capito che questa riforma delle province, o comunque l'attacco mediatico alle province, era un attacco al sistema delle autonomie locali. I comuni oramai li hanno massacrati attraverso il patto di stabilità, i nostri sindaci si trovano a dover fare gli esattori, le province le hanno stordite con la legge Delrio e le regioni, qualcosa è stato accennato prima, se vediamo il disegno di legge che è uscito dal Consiglio dei Ministri. Vediamo che le competenze concorrenti delle regioni vengono riportate allo Stato centrale. Ecco, io sono tra quelli che ritiene che questo è un progetto non casuale da parte di persone che riescono a gestire il potere a Roma, ma che non riescono a gestire il potere delle autonomie locali. E quindi è questo il vero motivo per il quale anche le province, l'anello debole di questo sistema, è stato attaccato fin dall'inizio. Dicevo, la riforma Delrio. E come tutte le riforme dovrebbe proporsi lo scopo, l'obiettivo di ridurre i costi e di efficientare i servizi. Bene, la riforma Delrio non riduce i costi, non lo dico io, lo dice addirittura la Corte dei Conti, in una fase di transizione aumenterà i costi e getterà nel caos istituzionale i territori, questo è un dato di fatto e mi auguro che soprattutto nella distribuzione, ridistribuzione delle funzioni e delle competenze, le nostre regioni non cadano nel tranello di assorbirsi competenze amministrative perché a quel punto non saranno più operative neanche le regioni. Le regioni, dal mio punto di vista, devono pianificare, programmare, devono fare le leggi, ma non devono amministrare. E allora, siccome la legge Delrio non ha questi obiettivi, per essere concreti, per fare una proposta, io sono andato a riprendermi una vecchia proposta, non della Lega, ma delle province italiane, che prevedeva una riduzione, una rimodulazione delle province dalle attuali 107 a 60, con un adeguamento anche di tutti gli organi periferici dello Stato che quindi vengono eliminati, e quindi questo consentirebbe addirittura un risparmio di 5 miliardi di euro. Questa è una riforma che non è mai voluta essere affrontata, e io credo che questi 5 miliardi di euro potrebbero essere attribuiti alle regioni, magari in base al numero degli abitanti, e perché no, utilizzate per quel patto verticale sussidiario che consente un alleggerimento agli enti locali del patto di stabilità. Credo che questa sia la proposta intelligente che si può fare in questo momento. Oltre a questo, e chiudo velocemente, una piccola variante rispetto a questo progetto è che dal nostro punto di vista le prefetture, che devono essere tutte abolite, ebbene una provincia, le nuove province che dovrebbero essere rimodulate e classificate dalle regioni, devono essere ancora elette direttamente dai cittadini e il presidente delle province è eletto, così come succede in Germania, deve svolgere il ruolo del prefetto che invece deve essere cancellato. Grazie a tutti, buon congresso.